di stima, di erogio. Doveva essere la riunione della commemorazione. È stata aperta con il raccoglimento di tutta l'assemblea, in ricordo dell'assessore Franco Tomassoni, scomparso la scorsa settimana, ed è stata interrotta da una lite furiosa tra il consigliere regionale della Lega Nord, Gianluca Cirignoni, e l'assessore Stefano Vinti. Ci sarà sicuramente qualcuno che griderà al brutto spettacolo per quanto accaduto in Consiglio regionale, luogo delle istituzioni e della rappresentanza popolare, mentre era in corso la discussione del Question Time. Questa è la cronaca. Il capogruppo della Lega Nord ha preso la parola dopo la consigliera dell'UDC, Sandra Monacelli, per ribadire, come aveva fatto quest'ultima, la mancata discussione di alcune interrogazioni presentate. Documenti che Cirignoni ha consegnato in uno scatolone con su scritto interrogazioni di 3 anni non risposte, tirandole all'assessore Bracco e poi a Vinti. Ecco le immagini alle quali poco si aggiunge. È stato il presidente del Consiglio Brega a chiamare a raccolta il capigruppo in conferenza, a sospendere la seduta e poi, una volta ripresa, a chiedere ai due interessati un intervento. 3 anni che aspetto risposte dagli assessori, ha detto Cirignoni. 3 anni che le risposte non arrivano, magari chiuse in un cassetto di qualche dirigente regionale, e oggi è saltata la pazienza. Vinti ha spiegato la propria reazione con la tensione provocata da una modalità inusuale messa in atto da Cirignoni per far valere le proprie ragioni. Chiedo scusa per il mio comportamento. In fin dei conti, ha detto Cirignoni, ho messo in atto solo un modo plateale per ricordare tutto questo. Pentito? No, perché devo rendere conto prima di tutto a quei cittadini che mi hanno votato e che chiedono tramite me delle risposte a chi ci amministra. La chiosa l'ha data il presidente Brega, che ha espresso l'auspicio che quanto successo non accada più in quest'aula. Per poi concludere il tutto con una stretta di mano.